Tutti da Mario Carbone, oggi vedremo insieme l'esercizio numero 12 del metodo per tarantella calabrese, volume 3, esercizio dedicato alla vibrata. L'esercizio è questo. Questo è tutto il rigo che va ripetuto ovviamente tantissime volte. Vediamo prima la mano destra, è così, 4 e 3 premuto, si aggiunge il 2 cerchiato e poi solo 4 e 3. Quindi... poi 4 prolungato si aggiunge il 2 e poi solo il 4, questo. Quindi prima abbiamo questo. Questa è la prima battuta. Ripetetela per una decina di minuti, va bene? Bene, fatto questo si ripete nuovamente la stessa cosa. Non teniamo presente, insomma, il simboletto, diciamo, del mordente, insomma, quel simbolo che abbiamo per convenzione definito l'inversione, la vibrata, l'inversione del mantice. Quindi la prima battuta è questa. Seconda battuta uguale. In apertura lo stesso movimento delle dita, questo. È facilissimo, uguale. Cioè facilissimo non tanto, una tecnica nuova un po' diversa. Ecco qua, avete già incontrato negli esercizi precedenti. Fatto questo, dopo un'oretta, potete mettere i bassi e inserirli con, insomma, la vibrata. Prima fatevi solo i bassi così, quindi prendete praticamente giusto le prime tre note che sono queste e mettete i bassi, quindi queste, molto lentamente vi faccio questi na, bo, le, poi insieme na, bo, le. Va bene? I bassi, ricordate, fate sempre solo i bassi, applicando la vibrata. Dopo che l'avrete imparato molto bene, anche gli esercizi precedenti usciranno. Uscirà quasi da sola, se non esce da sola, dovete ancora ripetere questi esercizi, ma senza frustrazione, perché spesso si ripetono gli esercizi con frustrazione, madonna, non ci riesco, lo devo fare. Non è producente per voi stesso, soprattutto questo, è un autolesionismo, insomma, soft, praticamente, che spesso i musicisti fanno questo, quindi c'è da dire che è una cosa che succede. Però ve lo sconsiglio, insomma, a vostra descrizione, indiscrezione, insomma. Fate, ripetete soprattutto questi esercizi dal 7, per, anzi anche da capo magari, però per la vibrata soprattutto dal 7, dove vi ascoltate anche le lezioni e poi man mano le inserirete. Usciranno da soli, se non usciranno da soli vuol dire che non è il tempo come quando un fiore sboccia, se non sboccia, beh, aspettate, ci vorrà il suo tempo necessario. Datevi tempo, insomma, è molto importante questo. L'esercizio ve lo rimostro. Qual è tutto quanto, forse avrò, ecco qua, questo qui. Vi ricordate che questo simboletto è l'inversione del mantice, insomma, accade sul secondo movimento, questo chiudo, apro, chiudo, chiudo, apro, chiudo, ma deve essere automatico, non quasi istintivo, qui apro, chiudo, apro. Se non è istintivo, datevi tempo, fermatevi un po' e poi vedete che automaticamente uscirà questo, quindi sempre con calma. Bene, per oggi è tutto, quindi sotto come vedete non è indicato, insomma, più l'apri, chiudi, apri, perché altrimenti non si capiva nulla, quindi va bene così, perché poi all'inizio si può anche suonare senza questa inversione, questa vibrata, poi magari inserirla successivamente. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!